Tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi, salve, oggi vi propongo un video un po' particolare perché ho fatto alcuni acquisti sia su Amazon sia su AliExpress e ve li volevo far vedere. Tra cui una cosa che l'ho comprata ma che mi serviva per la fotocamera ma non lo sto utilizzando e credo che dovrò comprare un bastoncino, probabilmente comunque avevo comprato questo per mettere con il bastoncino del selfie la fotocamera e avvicinarla un pochettino di più quando faccio i make-up, ma poi diciamo ho sistemato la situazione in un'altra maniera. Comunque, vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, vi faccio vedere quello che ho preso su AliExpress e poi quello che ho preso su Amazon. Su AliExpress ho preso questo piumino che l'avevo visto nel video di Betty 82, ovviamente la ragazza che fa i video del Makeup Angels con me e la Lizzy, con Fabiana Lizzy. Non vi preoccupate, ma torneremo presto. Lei aveva una specie di puff in questa maniera, però molto più grande. Io sinceramente credevo che Sinceramente credevo che era un pochettino più grande, invece è così piccolo, però va bene per mettere tipo la cipria, non lo so, oppure quando si trucca qualcuno. Comunque il puff in questione è questo, nella forma triangolare, ed è molto molto carino, sarebbe tipo mezza fetta di pizza, cioè di pizza. Siete che sono a dieta? Mezza fetta di pizza. Poi, la seconda cosa che ho comprato è questo, sempre da AliExpress, ed è per massaggiare i capelli. Allora, io ho fatto la permanente, scusate, ma devo fare il colore, eh? Io ho fatto la permanente e quando diciamo metto la maschera per i capelli ricci e tutto, devo leggermente massaggiare i capelli. E quindi, siccome mi secca farle con le unghie e tutto, ho comprato questa che è in silicone, ma è un massaggiatore proprio per i capelli. Ah, i miei fermali che sono carini. Comunque è un massaggiatore per i capelli e anche per districare, sa, cioè pettinarle e tutto. Mi piace tantissimo perché lo potete tenere proprio in questa maniera, quindi lo tenete saldo nelle mani. E poi ovviamente l'ho scelto viola. Ma va, Stefania. Poi, questo l'ho preso perché io di norma ho la palette questa qui, vedete un po' sporca, ho la palette questa qui per mettere il fondotinta o qualsiasi prodotto che poi devo utilizzare sul viso, ma volevo quello che si metteva direttamente nella mano. E ho preso questo qua, lo volevo più piccolo, cioè io sbaglio con le dimensioni. Lo volevo un pochettino più piccolo che si incastrava ovviamente nella mano, ma di questo ho preso quello grande. Comunque ha forma di cuore, non so se si vede a forma di cuore. Voi mettete tipo che so, miscelate un fondotinta più chiaro, un fondotinta più scuro, lo mixate e lo utilizzate sul viso. Io l'ho preso per questo, oppure l'ho preso anche per mettere la colla per le ciglia finte, oppure mettere la colla per il glitter. Questi oggettini qua. Poi ovviamente vi farò sapere. Poi un'altra cosa che ho preso, no, questo l'ho preso su Amazon. Un'altra cosa che ho preso su AliExpress è un set di cannucce e ve li faccio vedere. Questo è il set di cannucce in metallo. Il set è composto, ve le faccio vedere così, di 5 cannucce così diciamo con questa forma storta, tra virgolette storta, e 5 invece con la forma dritta, vedete? Queste due cannucce. Queste io li metterò in una bustina di quelle dell'IKEA chiuse e li metterò in macchina per quando capita che andiamo in giro, per non chiedere le cannucce di plastica o al McDonald's danno quelle di carta, che a me danno fastidio, anche ai miei figli. Ho deciso di acquistare queste così li posso utilizzare e in più venivano con lo scovolino per pulire le cannucce. Comunque ho preso questo set, sono di 5, 5 per, quindi 5 storte e 5 dritte,
Le ho volute prendere perché così almeno non compro le cannucce, quelle di plastica normale. Ve lo volevo far sapere. Poi, per quanto riguarda l'Express, ho finito. Poi ho preso delle cose su Amazon. Ho preso, cioè, una confezione bellissima, proprio nuova, intatta, vedete? L'ho preso su Amazon, ovviamente non ve lo consiglio. Ci è messo quasi un mese e mezzo ad arrivare. Ed è la saponetta, il soft brow per le sopracciglia. Arriva con il pennellino, che è questo qua. Storto, già fatto così. Non, sì, era storto così. E la saponetta è questa. Ora, io non vorrei dire niente, ma questa è la condizione della saponetta. Non so se si vede. Questa condensa che c'è lì di fuori, vedete questa condensa qua? Ma io non lo so. Sì, infatti. Cioè, allora, posso capire che ha fatto caldo, cioè, ma arrivare in questa maniera, cioè, uno schifo. Allora, prima di tutto è arrivata tarde, tarde, più di un mese ci ha messo. E in più è arrivata, cioè, tutta sciolta, cioè, non ce n'è. Questa è una patina che c'è al di sopra, cioè. Io ve lo volevo far vedere perché poi l'ho comprato ovviamente da quella di Essence. Però questa è quella che mi è arrivata, cioè bellissima. Confezione stupenda. È costato 1,50 euro, 1 euro e qualcosa, però cioè, che cacata, dai. Lasciatemelo dire, è una cacata pazzesca. Comunque, ritorniamo ad Amazon e ho preso altre tre cosine. Una è questa che me l'ha consigliato mio figlio, cioè mio figlio l'ha comprato per il suo cellulare e io l'ho voluto prendere per l'iPhone. Questa è una chiavetta che poi ha anche l'adattatore per il suo telefono, ma lasciamo perdere. Questa è una chiavetta per mettere le foto, i video dell'iPhone direttamente nel computer. Vedete, la chiavetta è così. Ma perché me ne vado da oltre? Sì, ciao. Con le mani. Quando ve lo dico io? Solo quando ve lo dico io. Comunque, questa è la chiavetta, vedete, all'entrata dell'iPhone. E poi ha l'entrata USB per tutti i computer o tutti i dispositivi. Allora, questo è 256 gigabyte. Io sposto le foto qua dentro, i video qua dentro e poi li trasferisco nel computer. Siccome il mio iPhone era pieno zeppo di foto delle mie pupe, nemmeno dei miei figli, ma delle mie pupe, quindi li dovevo togliere assolutamente. E quindi ho comprato questa e mi ha facilitato sinceramente tutto il passaggio, perché di solito collegandolo al computer, cioè, ci stava un bel po'. Invece così faccio veloce veloce e poi li posso tenere o nella chiavetta o diciamo metterli nel computer e poi cancellare direttamente. Mi ci sono trovata bene, ve la consiglio. Questa è la chiavetta. Si vede? E vabbè, ve la consiglio perché è buona. Questa è il nome della chiavetta. Quindi, se vi serve, la potete prendere. Poi, in caso se chiedete, vi metterò il link. Poi, ho preso un'altra cosa, che questo l'avevo visto su TikTok e quindi l'ho voluto prendere. Il prezzo non era nemmeno caro e l'ho voluto prendere. Ed è questo dispositivo per fare i video. E io l'ho preso soltanto per fare i make-up. Quindi farò con questo i make-up. Non so se metterò il cellulare o la fotocamera. Se si può mettere la fotocamera, non lo so. Comunque il dispositivo in questione è questo. È questo qua. Voi inserite il cellulare o la fotocamera qui, pigiate il bottoncino e lui vi seguirà automaticamente in base al vostro movimento. Qui c'è l'istruzione, non so se si riesce a vedere. Comunque lui si sposta automaticamente in base a dove l'ho appoggiata. Io gli ho messo tre pile AA, se non mi sbaglio, sì, sono tre.
faccio vedere, perché sennò sì, tre pile di quelle grandi, queste sono quelle dell'IKEA, se non mi sbaglio. E poi si chiude. C'è anche l'aggeggio, diciamo la rotellina per appoggiarlo in qualche bastone se lo volete fare. E automaticamente pigiate il bottoncino e tramite il cellulare, ovviamente con il Bluetooth, si sposterà automaticamente in base a dove siete voi. Quindi se io mi muovo mentre faccio il make-up, mi inquadrerà sempre perché si sposterà in automatico con me. Questo è l'appoggio, cioè è così, e ovviamente questo lo potete allargare e inserire o la fotocamera o il cellulare. Ed è molto molto carino, si può anche spostare più indietro, più in avanti, in base a quello che voi preferite. E questo è l'altro aggeggino che ho preso. L'ultimo che vi faccio vedere, lo appoggio qua, l'ultimo che vi faccio vedere è un acquisto che io volevo fare in assoluto, è un bel po' che lo volevo fare, quindi ho visto il prezzo che era buono e l'ho voluto prendere. E sto parlando di questo qua. È molto molto bello, quando mi è arrivato sono rimasta contenta. Purtroppo non me lo sono portata a Palermo perché mi è arrivato proprio l'indomani, quindi ahimè non l'ho potuto portare, perché sennò l'avrei utilizzato direttamente lì con le mie amiche. È caduto la scatola. Si porta in questo accessorio, cioè vedete proprio la scatola dove viene messo il prodotto, messo di qua, messo di là. Aspettate che lo apro, che ho paura che cada a terra, perché è pesante, eh? Non è che... Qui c'è il dépliant e qui c'è la Jejin. Allora abbiamo il cavetto con la USB, quindi potete utilizzare, e poi abbiamo il braccio che sarebbe questo. Questo è quello che vedete in tutti i fotografi che utilizzano. Questo si muove e si dondola automaticamente, perché anche se voi vi muovete, io già l'ho utilizzato per provarlo, anche se voi vi muovete, vediamo se riesco ad accenderlo. Ok. Anche se voi vi muovete, vedete? Lui si dondola, si sposta e tutto, ma in base a come siete voi. Mi piace tantissimo perché si è regolato tranquillamente da solo. L'altro giorno c'era il mio cellulare, poi ho visto il mio cellulare fare un giro tipo a 360 gradi e il mio cuore si spezzettava piano piano strada facendo. Invece poi si è automaticamente spostato, vedete, si sposta automaticamente perché si assetta. Ovviamente non avendo il cellulare qui a portata di mano non fa niente. Vedete, si sposta. Non lo sto toccando. È molto molto bello. Ovviamente questo lo dovete utilizzare con il cellulare. Io già, come vi ho detto, l'ho utilizzato, mi è piaciuto tanto, quindi ottimo, veramente ottimo acquisto, specialmente se si fanno tipo dei viaggi o tipo spesso capita delle cerimonie, delle cose più particolari dove dovete fare delle foto o dove ci sono i bambini che corrono e quindi li dovete riprendere come le mie pupe che scappano sempre. Questo è ottimo, proprio per fare il video e tutto. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo video, di questi oggettini. Non so se lo lascio così oppure vi metto altre cose. Comunque, se vi piacciono questa tipologia di video, scrivetemi un commentino, io sarò ben lieta di farvi altri video per quanto riguarda acquisti di Amazon. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!